Ciao ragazzi, eccoci ancora insieme per una nuova lezione. Allora, continuo con le richieste. Come avevo detto negli ultimi video, nella pagina del mio sito www.igorzed.com, nella sezione video lezioni, questa, potete fare tutte le vostre richieste, commenti, critiche e quant'altro. Oggi vado a rispondere, perdonatemi, ma do la precedenza alle donne. Elisa, tra l'altro bel nome, che mi chiede. Questo. Mi allaccio alla richiesta dello studio degli arpeggi. Andate a vedere semmai nelle ultime lezioni ho parlato di arpeggi, eccetera, eccetera. Chiedendoti se per favore potresti fare una lezione sullo studio con criterio delle scale, soprattutto su più ottave. Grazie, Elisa. Allora, io approfitto di questa richiesta di Elisa, anche se comunque io non ho parlato tantissimo di scale. Scusate. Soprattutto lo scorso anno e soprattutto nel mio libro, che poi non è proprio un libro, ma è un libro più 30 video allegati, che è il mio corso di armonia applicata. Ne ho parlato tantissimo lì, quindi per tutto il discorso di come si costruisce una scala, eccetera, eccetera, vi rimando magari a quel libro, visto che lo sto dando a prezzi proprio da favore e niente. Quindi passo direttamente al come studiare le scale e poi a come metterle in pratica, che secondo me è sempre la cosa più importante. Quindi dividerò questo argomento in due lezioni. Oggi parliamo di come studiare le scale. Quindi partendo dal presupposto che sappiamo come si costruisce, ovviamente non vi sto a dire che la scala madre per eccellenza è la scala maggiore, quindi parliamo di scala maggiore, deve essere, la dobbiamo conoscere veramente come l'ABC, proprio se ci pensate, qualsiasi cosa musicale, ora magari qualsiasi cosa è un po' sbagliata, però proviene da una scala, quindi gli accordi, le melodie e quant'altro, anche se prendiamo un arpeggio, deriva comunque da una scala. Detto questo, come studiarle? Io ho molti, molti metodi di studio che ho seguito negli anni, che seguo tuttora perché mica sono arrivato, ci mancherebbe altro. I miei esercizi preferiti sono quelli che vi farò vedere in questa lezione. Allora, intanto io sono abituato a studiare le scale in almeno 2/3 diteggiature diverse. Questo mi serve a avere una libertà poi quando le vado a diciamo mescolare queste tre diteggiature, due che siano, per avere una libertà totale su tutta la tastiera. Cioè, se io parlo di fa diesis maggiore o Si maggiore o Re maggiore mi cambia poco perché ho studiato in tutte le tonalità, appunto, quindi non mi sono limitato come purtroppo spesso vedo su internet al Do maggiore, al Sol maggiore. No, me le studio tutte piano piano, quindi mi prendo tot tempo sulla tonalità di Do, poi tot tempo per quinte, quindi di Sol, poi di Re, poi di La, eccetera, eccetera. Detto questo, per la scala maggiore io fondamentalmente utilizzo tre diteggiature che le chiamo con il nome del dito con cui inizio. Allora, facciamo un esempio in La maggiore. Sappiamo che La maggiore è formato da la tonica La, la seconda maggiore, Si naturale, terza maggiore, Do diesis, quarta giusta, Re naturale. Quinta giusta, Mi naturale, sesta maggiore, Fa diesis, settima maggiore, Sol diesis. Queste sono le sette scale e La all'ottava, le sette note, quindi otto della scala di La. Ok? La prima diteggiatura, cioè quella che io personalmente uso di più, è quella del dito indice, quindi primo dito.
Perché in musica noi bassisti parliamo di primo dito pensando a dito indice, che pollice, se ci pensate bene, no, non lo usiamo per premere i tasti. Quindi primo dito, indice, secondo, medio, terzo, anulare, quarto, minore. Partendo dal primo dito, quindi dito indice, io faccio questo. Partiamo da La sul quinto tasto del Mi. Faccio La, il Si lo prendo con il medio, quindi secondo dito, quindi un po' di allargamento, di stretching. La terza maggiore, Do diesis, la prendo con il mignolo, tanto come sempre scaricate il PDF allegato. Cambio corda e faccio la stessa cosa, quindi indice, il Re, medio, il Mi, la quinta, mignolo, Fa diesis, la sesta maggiore, indice la settima maggiore, e poi con il medio sono sull'ottava, quindi viene questo. Seconda possibilità, il dito medio, quindi secondo dito, torna anche bene, che è forse la diteggiatura, diciamo, più utilizzata in assoluto. Che è questa, ovvero parto col secondo dito, La, quarto dito Si, primo dito cambio corda, prendo la terza maggiore Do diesis, secondo dito la quarta giusta Re, quarto dito la quinta Mi, poi cambio ancora corda, vado sulla sesta maggiore Fa diesis col primo dito, terzo dito prendo la settima maggiore Sol diesis, quarto dito mignolo, prendo l'ottava. Quindi ultima diteggiatura, forse la meno usata in assoluto da noi bassisti, forse dico, è quella del quarto dito. Parto col mignolo, quindi ancora quinto tasto, e cambio subito corda. Con l'indice, col primo dito, prendo la seconda maggiore, quindi La, Si, con l'anulare, terzo dito, Do diesis, col quarto dito, il Re, cambio ancora corda e prendo con l'indice, primo dito, il Mi, ancora anulare, la sesta maggiore, Fa diesis, cambio ancora corda, quindi questa si svolge su quattro corde. E faccio indice, primo dito, la settima maggiore e secondo dito, medio, l'ottava, quindi La. Verrebbe questo. Queste sono le tre diteggiature che io utilizzo per la scala maggiore. Cosa succede? Succede che se io me le studio per bene, con calma, una alla volta, quindi parto con quella dell'indice, e me le studio in pattern, ad esempio, quindi in per terze. Per quarte. Gruppi di quattro. Eccetera, eccetera. Una volta fatto su tutte e tre le diteggiature, inizio a mischiarle. Metto una base, o anche senza, di La maggiore, un bel tappetone, boom, che va, e inizio a suonare, diciamo a caso, ma più che a caso vado a suonare tutte le note della scala mischiando le tre diteggiature. Quindi parto ad esempio con quella del mignolo, facciamo conto, scendo con quella del medio. Quindi sono qui, mi riallaccio, diciamo, quella del secondo dito. Poi parto con quella del primo. Invece di andare sulla corda di Re, proseguo in qua e qui prendo ancora quella del primo. Questo vi permette, piano piano, senza nemmeno guardare la tastiera, di suonare la scala. Grazie.
massima libertà. Questo non è una dimostrazione che io sono bravo, voglio far vedere, è per farvi capire come lo studio con criterio serve poi avere una certa padronanza e libertà su tutto il range dello strumento. Quindi pensate a un pianista che conosce, a parte che il pianoforte è molto ripetitivo, quindi un paragone un po'. Però pensate se non conoscesse tutto il suo strumento, cioè non avrebbe quella possibilità di estensione dai bassi agli alti del pianoforte. Sarebbe molto limitato. Ora magari ho fatto un esempio sbagliato, ma concedetemi. Quindi fondamentale, secondo me, è avere una mappa mentale senza pensare a... io non mi ricordo neanche come si chiamano quelle cose da chitarristi, che studiano una scala in un modo e poi la traspongono sulle altre tonalità. Io non penso mai alla geometria dello strumento, penso a intervalli, posizioni, note e gradi della scala. Quindi, detto questo, una volta fatto tutto questo tipo di studio, cosa succede? Succede che la scala si può sviluppare su più ottave, quindi due ottave nel caso di La sarebbe da questo La a questo, tonica, ottava, quindicesima, quindicesima non è altro che due ottave sopra. Per arrivare da qui a qui ho diverse possibilità, andiamo a vedere. Quindi parto magari con la mia preferita, primo dito. E torno indietro. Altrimenti posso farla così. Posso farla così. Alla quindicesima sono arrivato. È comunque, se ci pensate bene, un mischiare le carte, perché a volte prendo una porzione della diteggiatura del primo dito, a volte la seconda, a volte la quarta, e arrivo alla quindicesima. Importante è sempre anche farle discendenti, perché ho trovato degli alunni che mi facevano le scale perfettamente in senso ascendente, quando poi tornavano indietro si perdevano. Come ho fatto io ora. Vedete? Salgo in un modo, scendo in un altro, eccetera, eccetera. Andiamo un attimo avanti, se non ce la faccio a dirvi i miei esercizi preferiti, e parliamo di tonalità. Allora, lasciamo stare ora il La maggiore e partiamo da studiare le scale. Qui ci sono infinite possibilità, ovviamente. Vi dico una di queste, è quella di mettere una base che vi fornisco io o che vi potete fare facilmente con un programma come Logic, eccetera, dove si crea una progressione di accordi per quinte. Cosa vuol dire? Parto dal Do maggiore, sappiamo che la quinta di Do, il circolo delle quinte fondamentalmente, la quinta di Do è Sol, quindi nel Sol avrò un diesis, poi vado sul Re, due diesis, sul La, tre diesis, eccetera. Poi posso anche giocare un po' e quando arrivo al Do diesis, andare in La bemolle, così anche per semplificarmi un po' la vita, altrimenti il Sol diesis maggiore diventerebbe una da pazzi. Quindi,
la successione di accordi di questa base è Do, Sol, due accordi per battuta, quindi ogni accordo vale due quarti. Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis, Do diesis, proseguo con La bemolle, Mi bemolle, Si bemolle, Fa, Do. È finito. Quindi ho fatto tutte e 12 le note possibili, quindi gli accordi possibili nella successione per quinte. Metto la base e cosa succede in questo esercizio? Suono 4 note di ogni scala senza partire per forza dalla tonica, ovvero mi avvicino, parto da Do. Poi ho Sol maggiore, quindi in questo caso la nota più vicina può essere il Mi, che fa parte di Sol maggiore, o il Fa diesis anche, che è la settima di Sol maggiore. Probabilmente suonerà male, suonerà strano al nostro orecchio partire da una sesta, da una settima, ma siamo a fare gli esercizi, quindi l'importante è prendere una nota che fa parte della scala dell'accordo successivo. Andiamo a sentire che con le parole è peggio che con l'esempio. Allora, vediamo. Do. Cosa ho fatto? Sentite come suona male? Più o meno una cosa del genere. Sono partito da Do, ho fatto quattro note di Do. Do, Si, Mi, Fa. Poi il secondo accordo abbiamo detto che era Sol maggiore. Quindi ho preso la settima, come dicevo prima. Poi sono andato sulla tonica. Poi me lo ricordo, ma più o meno. Poi dopo il Sol ho il Do, quindi posso prendere, sono in Si, posso prendere o La o rimanere in Si o il Do diesis, sono le tre note più vicine al Re. E così via. Potete rallentarla ovviamente all'inizio perché non è semplice pensare. Cercate sempre di pensare a cosa viene dopo, so che non è facile, però con un po' di allenamento. Oppure per toni invece che per quinte, partiamo da Mi, ad esempio. Mi sembra avevo preparato la base da Mi, sì. E quindi per toni sarebbe Mi, parlo sempre di accordi maggiori in questa lezione: Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Do, chiamiamolo, Re. E risuono Mi. Quindi poi posso fare un semitono, ad esempio, perché se no tornerei in Fa diesis e ripartirebbe tutto, e va benissimo anche in quel modo. Oppure andare in Fa, farmi Fa, Sol, La, Si, Do diesis, Re diesis, oppure Do, Re bemolle, Mi bemolle e ritorno in Fa ancora. Mettiamo la base e facciamo lo stesso ragionamento di prima, quindi quattro note per accordo, quattro note della scala di ogni accordo, quindi due accordi per battuta. Mamma mia, mi sto intrecciando da solo, proviamoci. Parto da Mi. Quindi Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Do, Re, Mi, proprio sparso di un semitono e quindi ho tutta un'altra serie di accordi, Fa, Sol, La, Si, Re bemolle o Do diesis, chiamatelo come lo volete, Mi bemolle, Fa. Ultimo esercizio di oggi, vediamo quanti minuti sono di lezione, troppi, vado veloce.
Ovviamente questi esercizi li potete fare per quarte, eccetera, eccetera. Volevo farvi vedere, prendiamo in me, se ormai se ne è in me, un altro esercizio carino che a me mi ha stravolto la vita perché ci diventavo un po' scemo, è quello di fare la scala su una corda sola, poi su due, poi su tre, poi su quattro. Vi spiego. Parto dal mi e dico, faccio tutta la scala di mi sulla corda di mi, appunto. Bel gioco di parole. Quindi vado, mi, qui bisogna pensare alla struttura, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Che ho detto? Sì, boh. Quindi parto dal mi, la faccio tutta su una corda, fino ad arrivare all'ultima nota disponibile che ho sulla corda di mi, della scala di mi, appunto. Che è un sì, altrimenti qui avrei do naturale, non fa parte di me. Quindi torno indietro. Questo è su una corda, quindi si può fare in fa, eccetera, eccetera. Su due corde, l'idea è quella di partire sempre dal mi, della corda di mi, appunto, e la prima nota disponibile della scala di mi che ho sulla corda di La è per l'appunto un La, quindi la quarta. E proseguo sulla corda di La suonando la scala di Mi. Quindi Mi fa diesis, Sol diesis, La e continuo. Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis. E arrivo al Mi, che è l'ultima nota disponibile della corda di La, e torno indietro. Oppure su 3, quindi il ragionamento è identico. La prima nota che trovo disponibile sulla corda di Re, da lì proseguo con la scala di Mi. Quindi sarà un Re diesis. Quindi il primo tasto della corda di Re è la prima nota che fa parte di Mi. Ok? Quindi viene questo. Scusate. Arrivo a La, non ho più note disponibili, torno indietro. Oppure su 4, poi concludo. Mi fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, la prima nota della scala di Mi che ho a disposizione sulla corda di Sol. E da qui proseguo. E arrivo al Re diesis, nel mio caso, ventesimo tasto, e torno indietro. Provo a farlo in Fa, ad esempio. Anche questo è un ottimo esercizio, vi costringe a lavorare mentalmente appunto, per suonare le note giuste, pensando non a schemi, a geometrie, ma appunto a intervalli, a gradi, eccetera, eccetera. Allora, mi fermo qui, questa prima parte dello studio delle scale. Come dicevo prima, potete farla per quarte, invece di due accordi per battuta, un accordo per battuta, quindi 1, 2, 3, 4, poi Fa maggiore, 2, 3, 4, Si bemolle, e suonarci le scale, quindi Mi, Do, scusate. Poi un Fa maggiore, poi un Si bemolle, Mi bemolle, eccetera, eccetera. Nella prossima puntata, nella seconda parte di questo studio, di questo discorso sulle scale, si va a vedere come utilizzarle, perché le studiamo, perché facciamo tutti questi esercizi. E lo vedremo con delle basi, con degli esercizi carini. Ma
Tutto questo nella prossima puntata, vi aspetto, continuate con le richieste, grazie, alla prossima.